il sindaco di Patti, il dottor Giuseppe Mauro Aquino, se n'è accorto ed è qua, e lo ringraziamo, così vi farò un saluto. Grazie, buonasera a tutti, sono davvero venuto soltanto per un saluto. Prima del saluto però un ringraziamento doveroso agli organizzatori per aver voluto scegliere Patti quale luogo di questo stage, di questo momento formativo importante. E come si diceva, è venuta gente da Napoli, da Agrigento, da tutte le parti, che siete tutti qui a vedere la nostra città. Oggi il tempo non è proprio dei migliori, quindi non si può apprezzare al meglio la nostra costa e il nostro mare. Questo ci fa enormemente piacere, ma ci fa particolarmente piacere che siete qui per un evento come questo, cioè per un momento in cui andate a ricercare i talenti, le grandi e belle individualità che vengono fuori per il mondo dello spettacolo, il mondo della moda. Quindi soltanto un saluto ed un in bocca al lupo a tutti voi, con una raccomandazione se volete accettarla. Non è certamente il mio campo, non me ne sono mai occupato, non credo di potermene assolutamente occupare, di non avere le capacità e le caratteristiche per potermene occupare, ma una raccomandazione ai ragazzi, se me lo consentono, che è quello di credere sempre, fortemente, fortissimamente nei propri sogni e di fare tutto quanto è nelle vostre possibilità in termini di impegno, la prima cosa, in termini di passione, che è la seconda cosa, in termini di applicazione, perché si studia, c'è sempre da studiare in ogni campo, anche in un campo nello show business in generale, perché i vostri sogni possano realizzarsi. E quando si crede veramente nei propri sogni, anche quello più lontano, anche quello realizzabile, diventa invece a portata di mano. Quando poi si ha la possibilità di incontrare le persone giuste, di avere dei giusti maestri, di trovare le persone che sanno indirizzarvi lungo la strada migliore, diventa anche più semplice. Quindi grazie ancora per aver scelto Patti, grazie a tutti voi di essere qui, in bocca al lupo, buon lavoro. Domani ci saranno due ore